È calato il sipario nella serata di sabato sulla competizione di pallamano teramana Interamnia, manifestazione sportiva che per importanza, partecipazione e longevità è un vero e proprio punto di riferimento a livello mondiale, con l'edizione del cinquantennale che ha portato a Teramo oltre 2000 atleti da 70 nazioni. Beh, per noi è motivo di soddisfazione essere arrivati fino alla fine, perché era un obiettivo che volevamo raggiungere a tutti i costi. In qualche modo ci siamo riusciti e quindi siamo contenti, ma adesso getteremo subito le basi per un futuro, io mi auguro, migliore di questo. È sicuramente una soddisfazione non solo mia, ma di tutti quelli che con me hanno lottato, sofferto e che adesso saranno tutti contenti. Le partite svolte nel pomeriggio hanno visto primeggiare l'Uzbekistan nella competizione universitaria Unite Grand Prix, mentre la categoria Under 21 ha visto la vittoria del team tunisino per il torneo maschile e di quello australiano per quello femminile. L'under 18 invece è stato portato a casa in entrambe le categorie dalla Francia. Grande successo anche per la novità del cinquantennale di Interamnia, ossia la Master Cup Over 50, disputata tra le leggende del Teramo e la formazione della Roma, conquistata dalla squadra teramana con un 18-13 molto combattuto. Dopo la cerimonia delle premiazioni, con i trofei consegnati ai capitani delle squadre da varie autorità cittadine e regionali, l'atteso concerto del cantante AK7, nome d'arte di Luca Marzano, che ha fatto cantare e ballare il pubblico teramano e che già dal pomeriggio si è intrattenuto con i suoi fan per foto e autografi. I numeri sono straordinari perché chiaramente abbiamo capienze su Piazza Martiri dalle 1000 alle 3000 persone in base all'evento e vari eventi che si sono tenuti anche su altre piazze. Quindi comunque i 2500 atleti che sono arrivati, i volontari, tutti quelli che vi hanno lavorato, tutti gli ospiti che abbiamo avuto e chiaramente i cittadini teramani che sono venuti a, in qualche modo, ad assistere a Coppa hanno reso questa edizione veramente indimenticabile.